Ci sono delle intercettazioni ambientali che potrebbero fornire dettagli utili agli inquirenti circa la relazione tra Liliana e il presunto amante. Una di queste intercettazioni, in particolare, dimostrerebbe che il marito di Liliana era a conoscenza dell'amicizia speciale tra sua moglie e Claudio. Emerge una nuova registrazione nell'enigma della morte di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che gli investigatori stiano esaminando il contenuto di alcune registrazioni che potrebbero finalmente fare luce sui legami tra Liliana e suo marito, Sebastiano Visintin, e tra la donna e il suo amante, Claudio Sterpin. Non solo, sembra che le registrazioni potrebbero rivelare dettagli sui rapporti fra i due rivali in amore. Questo non è solo un affare di cronaca scandalistica o gossip, è una questione cruciale, poiché Sebastiano ha sempre sostenuto che la sua relazione con la moglie fosse solida e ha respinto l'idea che lei avesse un amante. Tuttavia, secondo quanto emerge dagli atti, sembrerebbe che anche lui fosse al corrente di una amicizia speciale tra la moglie e Sterpin. L'intercettazione ambientale risale al 5 marzo 2022, 2 mesi dopo il ritrovamento del corpo di Liliana. Ricordiamo che si tratta di informazioni non confermate. Nella registrazione si ascolterebbero le voci di 2 individui, tra cui quella di Sebastiano. Durante la conversazione sembrerebbe che i 2 uomini discutano di alcune fotografie che mostrano Liliana insieme all'amante Claudio, foto che sembrano essere presenti nei dischi rigidi dei computer sequestrati a casa Visintin. Tuttavia Sebastiano ha fornito una versione diversa. Riguardo alla conoscenza fra sua moglie e Claudio, di cui era a conoscenza, ha costantemente sostenuto che fosse un'amicizia del passato. Ha inoltre ammesso di aver scattato personalmente una delle foto che li ritrae insieme durante un raduno dei bersaglieri, un corpo militare di cui Sterpin fa parte con orgoglio. È questa l'unica foto in cui Lilly e Claudio appaiono insieme? Potrebbe non essere così, stando a quanto emerge dall'intercettazione. Le prossime settimane rivestiranno un ruolo cruciale nell'esito di questa indagine. 6 mesi fa, il giudice Luigi Dainotti ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Le indagini stanno procedendo con determinazione, con il giudice che ha richiesto agli inquirenti di chiarire 25 punti oscuri. La risoluzione definitiva potrebbe giungere con il rapporto conclusivo della dottoressa Cristina Cattaneo, un'autorità nel campo della medicina legale. Si prevede che la consulenza della patologa sarà presentata a breve. C'è una possibilità considerevole che il corpo della pensionata venga riesumato, come anticipato in televisione dal generale Luciano Garofano, consulente di Visintin. Ciò potrebbe estendere i tempi dell'indagine, con la possibilità di concessione di una proroga per completare le verifiche. Va ricordato che l'esperto designato dalla procura aveva inizialmente indicato la morte di Liliana come avvenuta 2 o 3 giorni prima del ritrovamento del suo corpo nel bosco. Ma se fosse così, dov'è stata dal 14 dicembre 2021 al 2-3 gennaio 2022? Come mai nessuno l'ha vista? Inoltre, secondo l'esperto, la pensionata si sarebbe suicidata, ma i dettagli sembrano strani. La donna è stata trovata morta all'interno di 2 sacchi, in posizione fetale, con altri sacchetti trasparenti sulla testa. È credibile che si sia sistemata da sola in quei sacchi e abbia scelto di morire così? L'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia di Liliana e presidente dell'associazione Penelope, ha dimostrato, attraverso perizie indipendenti, che il corpo di Liliana presentava segni indicativi di un'aggressione fisica. Sergio Resinovic, il fratello di Liliana, è sempre più convinto che sua sorella sia stata uccisa. Sospetti nascono dalle menzogne, dalle omissioni e dai cambiamenti di versione del marito. Solo in un secondo momento Visintin ha confessato agli investigatori di usare un laboratorio per affilare i coltelli. In realtà l'ex fotografo in pensione svolgeva anche l'attività di arrotino. Ma se avesse rivelato ciò fin dall'inizio non ci sarebbe stato nulla di sospetto. La sua omissione ha sollevato perplessità, soprattutto perché al momento della sparizione della moglie, egli si trovava proprio in quel magazzino.
il suo cellulare non ha registrato alcuna attività in quelle ore critiche, come se fosse stato spento deliberatamente. Solo di recente, inoltre, Sebastiano ha ricordato di aver visto una luce accesa in casa nel giorno in cui sua moglie è scomparsa nel nulla. Perché questi dettagli sono emersi solo a distanza di tempo? Riguardo all'amante, anche lui ha omesso dettagli importanti durante le indagini. Non ha rivelato immediatamente agli investigatori i vari luoghi in cui lui e Liliana si incontravano, incluso un attico in via Slataper, un dettaglio piuttosto significativo. Durante le ricerche, una testimone ha affermato di aver visto Liliana il 22 dicembre 2021 in piazza dell'ospitale, a cui si accede anche da via Slataper. La polizia, in seguito alla segnalazione, ha controllato le telecamere di un negozio situato al civico 12A di via Slataper, mentre poco più avanti, al civico 22, si trova l'attico in cui Liliana si incontrava con Claudio. Perché non ha rivelato questo dettaglio immediatamente? Inoltre, il 14 dicembre 2021, Liliana e Claudio avevano un incontro programmato. Ma dove? A casa di lui o proprio in quell'attico? Claudio, con la sua omissione, ha impedito agli investigatori di andare a controllare anche in quei luoghi, ha commentato l'avvocato Nicodemo Gentile. Così come Sebastiano ha impedito agli inquirenti di accedere al suo magazzino nel momento immediatamente successivo all'evento. Anche Claudio Sterpin sembra avere qualcosa di cui rispondere alle indagini.